è uno dei miei attori preferiti, lo ritengo praticamente uno dei più bravi in assoluto, quindi faccio proprio fatica a darti ragione, ma grazie. Guarda, io con una parrucca bionda forse. Buttata lì. No, insomma, non c'è un altro campionato quello così. Ma Però ti Alefi, scusa, ringrazio per scusa il l'imposto. pensiero. Devi ringraziare anche chi l'ha scritto e chi l'ha diretto, perché no, devo, a me dire almeno sentirmi dire che è una commedia che amara o malinconica, che però in qualche suo passaggio come sa essere anche divertente, mi sembra una cosa interessante, bella da vedere, proprio perché è così difficile cercare di mischiare questi due linguaggi che quando anche vagamente ci si va vicino bisogna essere contenti. Stiamo andando anche verso proposte cinematografiche sempre più nette, no? Quindi il film è comico, è drammatico e quindi trovare quelle sfumature che forse sono la cosa più interessante delle commedie può essere una bella cosa. Sì, ma questo è anche negli altri film, c'ho sta tendenza poi e poi pum, lo so, è evidentemente proprio nella mia indole, un po' lo sapevo di essere un po' malinconico, però nel senso probabilmente è un modo per scuotere, anche il titolo non è un titolo criptico, sfumato, ecco, è bello dritto, però volevo scuotere fin dall'inizio, fin da quando uno va a vedere e dice: ma com'è il titolo del nuovo film di Piff? Ta, così, è così. Lascia nulla all'immaginazione. No, su quello no, nel senso che il messaggio deve essere chiaro, nel senso che noi la soluzione a questo problema c'è ed è chiaro e lo conosciamo, è che al solito per trovare la soluzione, per rimediare, ti devi un po' impegnare, quindi e poi lì la cosa vigliacca che, come dire, stai sul divano, ordini una pizza, c'è questa, ti guardi il film in televisione, tutto molto comodo, devo pure mettermi a pensare che le condizioni lavorative di chi mi porta la pizza, di chi fa questo, di chi fa quello, è sempre faticoso, lo capisco.